Avis e Centro Studi Barletta in Rosa, combinazione perfetta quando si affrontano tematiche di grande impatto e significato sociale. Presso il Circolo Unione di Barletta un evento particolarmente sentito e partecipato, quello dal titolo Donna Avis, che ha inteso associare lo straordinario messaggio dell'importanza della donazione del sangue a quello sotteso alla ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, che ne celebra traguardi raggiunti ma soprattutto obiettivi futuri. Una serata pensata per accendere i riflettori sul mondo rosa e sul ruolo delle donne impegnate nel sociale, ma soprattutto volontarie e donatrici di sangue. Proprio in occasione della Festa della Donna, dare risalto all'importanza della donazione fatta dalle donne nell'ambito dell'Avis. La donna di per sé, per natura, diciamo, è una donatrice, quindi a maggior ragione la donatrice di sangue è un atto di solidarietà che la donna Avis fa nei confronti della società. Abbiamo fatto una scelta di individuare donatrici Avis, donne, e quindi impegnate nel sociale, nella loro vita quotidiana. I temi fondamentali sono la scuola, quindi l'Avis da anni, da decenni, e fa la propria attività di divulgazione con la scuola. Poi abbiamo il mondo della vita, della famiglia. Abbiamo scelto la capacità di donare di volta in volta, che si tramanda da genitori, o l'aspetto di imitare. Una serata aperta da un preludio musicale affidato alla bravissima e giovanissima Ilaria Leonetti. Quindi saluti affidati alla dottoressa Marina Dalagni, dirigente del centro trasfusionale dell'ospedale di Miccoli di Barletta, e la dottoressa Isabel Biancasanto, che hanno dato il via a dialoghi e testimonianze delle tante ospiti presenti, tra cui le studentesse Angela Petruzzelli del liceo scientifico Carlo Cafiero e Raffaella Bizzoca dell'istituto tecnico economico e tecnologico Cassandro Ferminervi. A loro il compito di raccontare la propria esperienza, continuando ad irrorare quel cuore grande di amore e solidarietà che anima il mondo dei donatori di sangue. A moderare l'incontro la professoressa Maria Grazia Vitobello del Centro Studi Barletta in Rosa APS. Questa sera il Centro Studi impegnato per promuovere la donazione tra le donne. La donna nasce per donare, perché non dovrebbe donare quella che è la linfa della vita?